Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci troviamo all'interno del portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Noi dobbiamo fare dei calcoli all'interno di questa tabella che ci viene presentata, per esempio, a video, che è il programma di manutenzione straordinaria e strutturale di ponti, viadotti e gallerie. Vedete che ci sono degli euro. Questo sito web è strutturato così, ci sono due tabelle perché da quello che abbiamo capito il primo tipo di interventi viene definito più importante, il secondo meno importante. Quello che dobbiamo fare è fare dei calcoli in euro, ma in realtà, dopo che abbiamo esportato praticamente questa tabella nel foglio di calcolo, noi ci siamo resi conto che questi non erano euro, ma erano testo, anche se vengono in questo caso allineati a destra. E questo ha prodotto dei problemi perché i fogli di calcolo non possono applicare, per esempio, delle operazioni matematiche all'interno del testo. Come si fa quindi a forzare il formato e a ritrasformare questo che è testo in realtà in valuta? Allora vediamo, passiamo subito a scaricare il PDF di questa entità. Vedete, questi sono il numero degli interventi, la regione, per esempio questa è Salerno-Reggio Calabria, e queste sono altre, il nome della strada, il tipo di intervento e il costo, che in questa tabella sembra essere allineato correttamente a destra. E noi sappiamo che nei fogli di calcolo tutto ciò che è allineato a destra è numero, ciò che è allineato a sinistra è testo e ciò che è allineato al centro sono messaggi d'errore. Però quando lo esportiamo in realtà viene trasformato in testo e quindi il foglio di calcolo non vuole fare i calcoli. Noi siamo LibreOffice Calc, ma queste cose sono cose di base, possono essere fatte ugualmente in Microsoft Excel. Allora andiamo a scaricarlo e lo salviamo all'interno del nostro desktop. Vedete, questo qua viene chiamato proprio primo programma interventi. Allora, noi adesso lo dobbiamo trasformare in un formato che possa essere letto dal foglio di calcolo. Il nostro foglio di calcolo legge i ODS, sarebbe Open Document Spreadsheet, mentre Excel legge i XLS, quindi Excel Spreadsheet. Noi andiamo in un sito web che fa proprio la conversione, vedete, da PDF a ODS, Open Document Spreadsheet, che è il formato che viene usato in Linux all'interno di LibreOffice Calc, che è uguale praticamente a XLS, l'Excel Spreadsheet, foglio di calcolo. Quindi in questo sito qua facciamo Select Files, lo selezioniamo, apriamo e poi vediamo che ci chiede: vuoi fare il riconoscimento dei caratteri? Noi non abbiamo bisogno di fare il riconoscimento dei caratteri perché questo PDF non è una fotocopia, non è una scansione, ma questo è testo vero e proprio. Quindi non lo facciamo, senza, e poi facciamo converti. Attendiamo un attimo, ci sono qui gli ingranaggi che girano, lo sta processando, come si dice in inglese, e fra poco ce lo farà scaricare in ODS. Vedete? Salva file, ok. Ah, quindi adesso noi nel nostro desktop ci ritroviamo quello originale del Ministero in PDF e quello che può essere aperto da qualsiasi foglio di calcolo, ODS come se fosse XLS. Andiamo in LibreOffice Calc e apriamo il file, apriamo un foglio elettronico, andiamo File, apri e apriamo ovviamente il formato ODS, quello che è fatto apposta per il foglio di calcolo. Vedete che apparentemente va tutto bene, è stato importato addirittura con i colori, con il formato. Facciamo così per non confonderci, facciamo tasto destro, eliminiamo queste righe. Però se noi vediamo, questo numero qua è allineato a sinistra e non a destra e c'è il simbolo dell'euro, ma adesso noi impareremo che questo simbolo dell'euro è stato messo dal compilatore di questo foglio, ma non è quello di valuta del foglio di calcolo, è un testo, è questo che fa entrare in conflitto il convertitore di formato di testo. Vogliamo andare in fondo perché ci sono dei calcoli. E noi facciamo vedere che questo foglio PDF non è un foglio di calcolo perché nell'importo totale vedete che non c'è nessuna formula. E vi faccio notare che il simbolo dell'euro, siccome testo, compare anche all'interno della formula. Quindi togliamo anche queste due righe per non sbagliarci, perché non costituiscono delle celle in cui ci sono dei valori calcolati. E facciamo così: noi facciamo per rendere più semplice l'esempio. Facciamo così, noi lo filtriamo per regione, ho cliccato il filtro, togliamo tutte le regioni e cerchiamo ad esempio la Liguria, perché è quello che stavamo facendo. Facciamo ok. Noi abbiamo semplicemente filtrato tutto il database per
per una regione. Questo per far vedere che quando io importo da PDF a ODS, cioè a Open Document Spreadsheet, un documento, dopo io da PDF posso fare anche questi tipi di calcoli. Vedete, questi sono tutti interventi programmati che ci sono in Liguria, lavori di ripristino degli strati corticali, eccetera, eccetera. Se io faccio, aggiungo nella cella finale, per esempio, una funzione quale la somma, uguale somma aperta parentesi, gli dico di sommare i valori in euro, noi vediamo che il risultato è zero. Perché il risultato è zero? Perché questo qui, anche se il foglio di calcolo giura che sia un numero, in realtà resta testo. Questo è un problema molto comune, troverete tantissime videoguide in internet e vi consiglio di guardarle tutte per capire. Quindi il risultato è zero perché il foglio di calcolo si rifiuta di sommare dei valori che sono testuali. Se noi anche qui lo facciamo, succede la stessa cosa, facciamo uguale somma di aperta parentesi, evidentemente si rifiuta di sommare i nomi delle strade statali, non ha senso. Da qui capiamo che nel processo di conversione praticamente è stato indicato un unico formato, che è quello testo, anche se qui c'è scritto l'euro. Allora, che cosa succede? Succede che in questo tipo di casi è proprio l'indicazione euro con lo spazio che il compilatore ha messo a mano e che compare nella cella, per esempio nella balla della formula, che fa entrare in conflitto il funzionamento della funzione somma. Se noi andiamo, per esempio, vediamo, lo eliminiamo a mano, siamo andati indietro, facciamo invio, vediamo che inizia a fare il calcolo perché è proprio la presenza messa a mano del carattere euro. Allora noi che cosa facciamo? Andiamo indietro per rifarlo per bene. Noi selezioniamo tutte le celle, in questo caso sono solo 4, ma potrebbero essere a centinaia, e andiamo per esempio nella funzione che è cerca e sostituisci. E noi gli diciamo di sostituire con Alt GR il simbolo dell'euro più lo spazio con nulla. In pratica gli diciamo in tutte le celle mi cancelli questo simbolo di euro, che è il simbolo testuale inserito dal compilatore e non quello della valuta voluto dal foglio di calcolo. Facciamo sostituisci tutto, lui ci dice in quante celle all'interno della tabella 1 e in quali celle, no, 4 celle all'interno della tabella cella della tabella 1, scusate, viene individuato questo valore da sostituire, chiudiamo e lui la sostituisce. Vedete che adesso correttamente fa la somma. Ecco che adesso noi possiamo forzare, se selezioniamo tutte le celle, il formato euro, anche se c'è il dollaro in LibreOffice Calc predefinito, se lo installate in Italia l'euro, vedete che compare un'altra volta il simbolo euro, ma questo simbolo euro è differente, è quello proprio tecnico del foglio di calcolo, tant'è vero che nella barra della formula non compare. La stessa cosa possiamo fare con la cella in cui c'è la funzione somma, e adesso possiamo anche forzare l'allineamento a destra, cosa che non si fa in realtà in Excel, ma in questo caso si può fare, e vedete che abbiamo finalmente una serie di numeri con il simbolo euro, proprio quello tecnico del foglio di calcolo. E se noi andiamo finalmente a fare tasto destro formatta cella, vediamo che finalmente adesso ha compreso che questo è un vero formato valuta e non è un formato testo, e qui si possono fare tutte le somme. Le somme degli interventi che sono stati preventivati in Liguria è di 2 milioni di euro, eccetera. Allora, rivediamolo. Se noi togliamo il filtro, per esempio, qual è la differenza? Le vediamo tutte. È che in queste celle in cui il valore euro è un falso valore valuta ma è testo, si presenta allineato a sinistra e noi vediamo l'euro qua. Quindi questo indica che questo simbolo di euro non è quello del foglio di calcolo, ma è quello messo a mano testuale dal compilatore del foglio. Per trasformarlo in un numero bisogna, in questo caso, cancellarlo a mano, poi fare l'allineamento a destra e fare finalmente valuta e ricomincia, clicchiamo, e ricompare per fortuna il simbolo dell'euro, ma quello vero, che non deve comparire nella barra della formula, perché la barra della formula deve contenere solo il valore delle celle che hanno un formato numero o valuta. Questo è uno dei casi in cui c'è la necessità di forzare il formato da formato testo a formato numero, da formato testo a formato valuta. Ce ne sono tantissimi in internet, tantissime guide, non so se questo sia il caso vostro. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, spero che vi sia stato utile. In ogni caso, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.